Buonasera amici toscani, amici di Facebook, di Twitch, di YouTube, tutti i cittadini che sono interessati a queste comunicazioni che il venerdì sera, circa a quest'ora, dovranno d'ora in avanti per me diventare un dovere verso i cittadini. Come Presidente della Regione ritengo giusto comunicare quello che d'ora in avanti sarà un appuntamento fisso, almeno finché rimarrà in vigore il primo DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi, perché noi abbiamo avuto nei giorni scorsi dal nuovo governo un DPCM che fa da cornice normativa e quindi orienta i comportamenti almeno per un mese rispetto all'aggiornamento che avviene settimanalmente. L'aggiornamento settimanale rispetto ai colori rosso, arancione, giallo, da disciplinare regione per regione era proprio del DPCM firmato da Conte, a cui ci siamo abituati in questi mesi. Il nuovo DPCM ha introdotto degli elementi di novità, fra cui il ruolo del Presidente della Regione nel disporre delle chiusure che possono essere più restrittive, solo più restrittive. Io non posso avere degli atteggiamenti di deroga a quello che fa il Governo. Posso richiedere dei provvedimenti più restrittivi, quindi se come in questa settimana siamo in zona arancione, posso chiedere una zona rossa per particolari territori della nostra Regione a scopo preventivo, così come questo DPCM all'articolo 21 nell'era Draghi apre l'opportunità di prendere provvedimenti che riguardano le scuole. E proprio per questo io quindi ho deciso di costituire un comitato, il CEPS, Comitato d'Emergenza per la Prevenzione Scolastica, che riunisco subito dopo il venerdì pomeriggio, aver saputo in quale zona siamo classificati dal Ministero. Noi oggi abbiamo avuto la comunicazione dal Ministro Speranza che la Toscana rimane in zona arancione anche per la prossima settimana, sgombro il campo, tanti anche per creare drammatizzazione, la Toscana andrà in zona rossa, non siamo in zona rossa, non abbiamo i dati della zona rossa, siamo in zona arancione. Ma per evitare in futuro, o quantomeno tentare di evitare di creare le situazioni di maggiore contagio, appunto l'articolo 21 del DPCM dà possibilità al Presidente della Regione di fissare misure più restrittive sia come colore di alcune zone, sia nella chiusura totale delle scuole in alcuni comuni. La prima riunione del CEPS si è conclusa da poco e alla Toscana in zona arancione ecco che si unisce quindi una serie di previsioni più restrittive. Le dico subito, anche se si lavorerà fino a stasera per poter definire attraverso tre riunioni quelle che saranno le misure in tre aree territoriali, quella dell'Empolese, alle 8:30 ci riuniremo con gli 11 sindaci più i sindaci del comprensorio del Cuoio che è limitrofo, quella della provincia di Siena, ci riuniremo alle 9:15 stasera, sia con i sindaci della provincia di Prato, ci riuniremo alle 10. Per queste altre tre realtà, quindi vi occorre un supplemento di analisi, le ordinanze saranno prese tutte domani perché i provvedimenti scatteranno per tutta la regione lunedì prossimo. Quindi, generalmente, dove io non cito comuni o province, siamo in zona arancione con le caratteristiche che sappiamo della zona arancione. Ma in alcuni territori si è reso necessario la zona rossa. Sempre io mi sono concertato con i sindaci di questi luoghi. Ieri, attraverso una riunione con tutti i sindaci della provincia di Pistoia, i 20 sindaci della provincia di Pistoia, collettivamente, in realtà il dibattito è stato franco e solidale, ma è stata presa la decisione di rimanere ancora una settimana in zona rossa per l'intera provincia di Pistoia. Questo significa con il nuovo DPCM non solo l'interruzione alle attività che sappiamo, commerciali, di bar, di ristorazione, poter camminare solo vicino a casa, ma anche la chiusura delle scuole. Questo è un provvedimento duro, ma io ho visto
invito i sindaci della provincia di Pistoia a essere ben consapevoli delle proprie del proprio modo di tutelare la salute dei cittadini e consentitemi, noi a livello provinciale abbiamo dei dati che ci portano un po' la Toscana su tre aree. Per usare l'indice dei contagiati ogni 100.000 abitanti, noi abbiamo un indice nella provincia più basso che è 129 a Grosseto, che è 141 a Livorno, che è 171 a Pisa, che è 176 nella provincia di Firenze. Però nella provincia di Firenze c'è il territorio dell'Empolese che è abbastanza problematico. Però queste sono le aree, diciamo così, più tranquille. Abbiamo a Massa invece 210, a Lucca 231, ad Arezzo 233. Voi capite che rispetto al limite problematico dei 250 siamo in province che possono, se peggiorano i dati, trovarsi in situazioni di problematicità da zona rossa la prossima settimana. Abbiamo poi le tre aree in cui i dati sono borderline a Prato e a Siena, 250 e 252, e poi 378 su 100.000 abitanti come incidenza nella provincia di Pistoia, e quindi la provincia di Pistoia fa zona rossa. Accanto a questo noi abbiamo poi un'analisi che viene ad essere maturata nei singoli comuni. Due comuni saranno zona rossa la prossima settimana e sono provvedimenti condivisi con i sindaci. Il sindaco Samuele Lippi di Cescina, che già ha avuto la zona rossa questa settimana e lo avrà la settimana prossima, comune di Cescina, nella provincia di Livorno, ma anche il comune confinante con Cescina, che è il comune di Castellina Marittima, però è nella provincia di Pisa, sarà zona rossa. Quindi questi due comuni e questa provincia, zona rossa, nonostante la Toscana in zona arancione. I provvedimenti sulla scuola. Provvedimenti sulla scuola, secondo la legge, possono essere assunti con quello che sono tre motivazioni: la circolazione di varianti connotate da alto rischio di diffusività o resistenza a vaccino o capacità di indurre malattia grave; secondo luogo, in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. Nei casi di questo genere, in queste due fattispecie, noi dobbiamo, il Presidente della Regione, provvedere con ordinanza. Io, per vedere quali erano i comuni in cui potevano esserci questi casi, sono andato a usare il metodo che la legge ci consegna per le province, i 250 come indice su 100.000 abitanti nell'ultima settimana, un dato settimanale attenua le variazioni di giorno in giorno. In questo caso i comuni che superavano questo limite dei 250 sono in Toscana 76, è un bel numero rispetto ai 273 comuni della Toscana. 76 significa essere sostanzialmente a quello che è quasi un terzo dei comuni della Toscana. Evidente che quando siamo a un ambito rispetto a quei 250 che va a 300, insomma 10 di indice in più o meno, non ha assoluta rilevanza. Però vi sono dei comuni che invece quest'ambito l'hanno molto più rilevante, e quindi io mi sono sentito con tutti i sindaci e abbiamo deciso, ad esempio, nel comune, e cito i primi 10 di questi 76, gli altri li vedrete domani nell'informazione corrente, i primi 10, Civitella Paganico, che ha negli ultimi 7 giorni un tasso molto alto, addirittura 1351. Sono sentito col sindaco Alessandra Biondi e abbiamo deciso che saranno nella prossima settimana chiuse le scuole a Civitella Paganico, in quel comune fra le province di Siena e di Grosseto. È il primo comune nella provincia di Grosseto che troviamo prendendo la superstrada che da Siena va a Grosseto, ma contemporaneamente a Marciano della Chiana, che in questo caso l'indice era molto alto rispetto ai 250, siamo a 937. In questo caso con Maria De Palma, la sindaca, abbiamo preso stessa decisione, rimarranno chiuse le scuole la prossima settimana.
Al terzo, al quarto e quinto posto c'erano comuni del Pistoiese, Lamporecchio, Massecozzile, Ponte Buggianese, quindi con la zona rossa e la provincia di Pistoia anche questi tre comuni entrano in chiusura scuole. Per Castelnuovo, Berardenga e Gaiole in Chianti sono al sesto e settimo posto, sentito il sindaco Nepi che mi ha acconsentito alla chiusura delle scuole per Castelnuovo, Berardenga la prossima settimana. Gaiole in Chianti invece con il sindaco Pescini abbiamo condiviso il fatto che non c'era nessuna delle situazioni critiche a scuola e quindi le scuole rimarranno aperte e Gaiole sarà in zona arancione. Quarrata all'ottavo posto è invece nella provincia di Pistoia e quindi ha chiuso le scuole. Certaldo, il luogo dove sento ancora l'emozione nella voce del sindaco Cucini, Eugenio, 60 bambini della materna che risultano positivi e con lui abbiamo condiviso per la prossima settimana la chiusura delle scuole. Analogo provvedimento a Lucignano con la sindaca Roberta Casini, abbiamo parlato chiusura delle scuole. Io ho citato solo 10 comuni, non faccio l'analisi di tutti e 76, lo vedrete sulla stampa e nei comunicati che noi faremo domani, ma per dirvi che si tratta di comuni che hanno sindaci di piena responsabilità. Io presumo che dopo il lavoro sulle tre province che faremo stasera, accanto ai 20 comuni della provincia di Pistoia ci saranno almeno un'altra trentina di comuni che prendono provvedimenti sulle scuole, fra i 20 e i 30 comuni che prendono provvedimenti sulle scuole. Devo annunciare che i provvedimenti di chiusura a scuole li prenderanno ad esempio altri due capoluoghi di provincia importanti come il comune di Arezzo e il comune di Siena. Quindi una Toscana che cerca di reagire al contrasto al coronavirus con questi provvedimenti che sono di arancione, ma di individuazione chirurgica delle zone rosse, individuazione chirurgica dei comuni in cui viviamo che la partenza del virus e dell'accelerazione è stata nelle scuole e allora si chiudono le scuole. In realtà, se guardate bene, saranno poche le realtà municipali rispetto ai 273 comuni. Quindi io voglio evitare quel clima per cui il passaparola sembra ci porti a veder chiudere tutto. Io ho sentito di ipotizzare chiusure di zona rossa o di scuole in comuni oggettivamente con numeri bassi. Quindi io invito tutti al senso di responsabilità. Quello che saranno le chiusure, ne ho parlato con voi stasera individuando dei territori molto precisi. Alla luce delle riunioni di stasera perfezioneremo domani. La Toscana in realtà oggi ha poco più di 1200 contagiati. Devo dire che rispetto alla situazione che vedono certe altre realtà con ben oltre 2000 contagiati, una Lombardia che va oltre i 5000 contagiati, siamo ancora in una capacità di tenuta e di controllo. Siamo in una situazione in cui le terapie intensive superano di poco i 1170 occupazioni. Abbiamo avuto occupazioni fino a 300 posti a ottobre, siamo complessivamente in grado di dotare di quasi 700 le terapie intensive, quindi pur nell'aumento dei casi che però io vedo trasformarsi questa settimana con una curva che incomincia a progressivamente adagiarsi verso la stabilizzazione, siamo in grado di tenere sotto controllo una situazione. Però è evidente che l'appello che faccio è di alzare la guardia, anche perché ripensate all'anno scorso, ormai abbiamo una memoria storica, era proprio oggi il 5 di marzo, il giorno in cui si cominciava a parlare di lockdown, fu preso il provvedimento da parte del governo il 9 di marzo. Il 9 di marzo si arrivò sostanzialmente a vedere l'apice dei contagi proprio a fine marzo, in Toscana 311 contagi il 20 marzo, 305 il 31 di marzo e poi progressivamente lentamente a calare ad aprile per sostanzialmente andare il virus quasi in letargo a maggio. Dobbiamo reggere, almeno un mese davanti lo abbiamo con provvedimenti che devono trovare la popolazione anche a cogliere restrizioni pesanti. So che ormai nessuno ne può più di questi provvedimenti, ma dobbiamo reggere perché prevenire è meglio che dover subire.
L'argine ci aiutano questi provvedimenti? Ma io ormai passo un po' alla conoscenza come l'uomo dei vaccini, vaccini, vaccini. La cosa fondamentale è vaccinare. Toscana ha vissuto in questi 2 giorni un bel salto di qualità. Siamo riusciti ad avere un po' più vaccini del solito, incominciano progressivamente ad affluirne di più e abbiamo a questo punto somministrato 358 dosi di vaccino, 358.000. Se passa la slide mi fa piacere, perché noi abbiamo questo sito in cui teniamo al corrente tutti di quello che vuole essere nella Toscana sicura la somministrazione dei vaccini, e devo dire che sono particolarmente contento di vedere che il sistema sta incominciando a funzionare a tutto campo. Vi dicevo 358.000 vaccini e il richiamo a un numero di persone che ormai siamo a poche decine, è vicino ai 100.000. 100.000 persone che hanno avuto il vaccino e hanno avuto il richiamo. E questo è molto importante, perché è l'asse che incomincia a prevenire. Vedete i numeri, 359.863, sotto vedete chi ha avuto la prima dose e basta, 261.000, chi invece anche la seconda dose, 998.214. Io ritengo anche che l'impegno del governo Draghi sia un impegno che sui vaccini si sta già rivelando piuttosto forte. Stamani abbiamo avuto una riunione dei presidenti delle regioni, ci hanno presentato i nuovi responsabili della protezione civile, Curcio, e il nuovo commissario Figliolo, che è un generale particolarmente impegnato e che quindi darà un senso militarizzato. La Toscana come somministrazione di vaccini arriva sempre ai primissimi posti, se non vado errata stamani è proprio la prima, e quindi noi basta che i vaccini arrivino e li trasmettiamo. Un grande saluto all'esperienza di Siena, che ha visto la possibilità di un anticorpo monoclonale che sia la prima medicina e che presto arriverà. La Toscana ne ha prenotate 100.000 dosi, perché accanto ai vaccini ci possa essere la medicina. Insomma, un sistema che si sta sempre più articolando sul territorio per fornire gli elementi di contrasto al coronavirus. Io devo assicurarvi un impegno che da parte della Regione è sempre molto molto forte, e spero anche che nella popolazione entri proprio il senso che abbiamo la luce in fondo al tunnel, abbiamo un argine di vaccini sempre più consistente, e anche se sembra forte la diffusione del contagio, ma lo sapevamo, il mese di marzo è stato anche l'anno scorso, è il mese in questo si propaga di più, e per quanto riguarda la Toscana la situazione è comunque sotto controllo. Grazie davvero a tutti per l'attenzione, e nell'arco delle prossime giornate sapremo sempre avvertirvi di quello che è un metodo che ci siamo dati. Ogni venerdì, dopo che sappiamo in che posizione è la Toscana, l'articolazione dei provvedimenti che prendiamo in Toscana e l'informazione sullo stato vaccinale. Grazie a tutti.